Cari telespettatori, eccoci come promesso nell'ultima parte della nostra trasmissione a fare il consueto approfondimento di economia di finanza con Stefano Zaro, naturalmente buongiorno. il nostro esperto, ben ritornato qui Grazie, con noi. buongiorno. E allora andiamo un po' sul punto e direi che visto che ormai c'è l'apertura dell'anno possiamo prendere in mano il 2018, accartocciarlo ben bene, però prima di gettarlo <ride> fare delle considerazioni, e delle valutazioni. Che anno è stato? Eh, voi che avete un po' l'occhio su, sia sui livelli di sistemi di macroeconomia, che economia diretta, ma anche finanziari in generale, come si ma può definire? È stato un, per il risparmiatore, è stato un anno negativo. Cioè, qualsiasi, forma, qualsiasi posto in cui tu abbia messo dei soldi ti ha generato delle perdite. Raramente succede questo, eh, ma dopo un po' di anni i mercati finanziari vanno tutti nella stessa direzione. In più si è aggiunto il mercato immobiliare che comunque non ha trade significativamente di crescita. Né per ciò che riguarda loro, le materie e i metalli preziosi, questi comunque sono, non hanno dato quella diversificazione in termini di valore aggiunto che di solito esprimono. Quindi è andato tutto che, male. Eh, è normale che un risparmiatore, tira una riga, e guarda gli investimenti fatti Fa e non, non debba sorridere, no, no, non, no, no. non deve arrabbiarsi con il proprio consulente finanziario, o oh sì, ma se, se non, non gli sono. Diciamo, succede che. Diciamo è un anno che può darci delle garanzie sul fatto che il 2019 sicuramente sarà un anno migliore. Ah, meno male. Su questo si sentono un po' tutti, ma è un anno che non ha risolto i nodi. Si è chiuso male, si è in un crescendo di negatività, soprattutto novembre-dicembre, perché i nodi sul tappeto, i tre nodi importanti sul tappeto non si sono, del tutto, non si sono sciolti. Quali sono i tre nodi no, che ci sul Il tappeto sono Brexit dura o no? Quindi dobbiamo ancora capire in che modo l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è importante per l'Unione Europea. No, no, ma dopo lo analizziamo. Brexit è una cosa. Il Poi secondo... l'accordo commerciale Cina-Stati Uniti. E quindi quello, ok. E poi le vicende italiche che comunque sono vicende quelle eh, della legge di stabilità, la legge di bilancio il bacio di ferro con l'Unione Europea Perfetto, che si è trascinato fino a fine punto. anno allora sì. l'Europa, eh, uno dopo le elezioni vediamo adesso, analizziamole prima Brexit che tiene in sospeso tuttora sì. perché questo sarà anche il prossimo anno la grande incognita. Quando no? sui mercati finanziari arrivano notizie di segno diametramente opposto mm, crisi politica in Gran Bretagna, dimissioni della May mm. il nuovo governo, possibili retromarcia di, delle Gran Bretagna rispetto alla Brexit, eh, nessun accordo. Cioè, nel momento in cui un paese non irrilevante come la Gran Bretagna non riesce e, e tra Unione Europea e Gran Bretagna non si riescono a dipanare questi nodi, ovviamente i mercati finanziari che sono abituati, diciamo, ci hanno abituato a prevedere il peggio. Per esatto. sperare del meglio, per non saperne leggere di scrivere, vendono sui mercati finanziari. Certamente. Quindi... Vendita sui mercati finanziari: questo vediamo cosa può provocare. Sì. Però dicono, se, siccome tanto Londra quanto Bruxelles non vogliono arrivare a un divorzio in dolore, vorrebbero trovare un accordo. Secondo lei ci sono le prospettive per un accordo effettivamente oppure si arriverà a una rottura perché ormai siamo alla scadenza degli accordi di trattativa e quindi ci saranno delle conseguenze gravissime tanto per sì. l'Intera quanto per l'Europa? Come la il, vede? Il mercato spera in un accordo uh, ragionevole. Ragionevole vuol dire um, che mantenga uh, la libertà commerciale e mantenga integri quello che è. Che eh, sarebbe stata l'identificazione di Londra come capitale finanziaria d'Europa, quindi non vengono toccati certi ambiti di interscambio finanziario e commerciale, eh, quindi venga mantenuta la libera circolazione all'interno dell'UE, cioè sostanzialmente ci sia una sorta di Brexit morbida, una Brexit dura. Mm. Eh, non è prevedibile nei suoi sviluppi, non è prevedibile, che potrebbe dare l'astura a, a, ricordiamoci che il 2019 è anno di appuntamenti elettorali in, in Europa, eh sì, potrebbe dare la stura ai rigidimenti, a, a rafforzarsi di certe spinte anti-Unione Europea, ricordiamoci che l'Unione Europea è un ambito, è un, un panorama di 500 milioni di persone che fa mm. 21 mila miliardi di PIL. Cioè, è il secondo mercato al mondo per importanza. E quindi quando parliamo di Unione Europea parliamo di qualcosa che può, nel caso in cui le cose in cui il progetto implodesse avrebbe delle ripercussioni gravissime per tutti quanti. Non c'è un mercato a riparo da. Il mercato finanziario è un mercato che vive bene, eh, in un abitato di libero scambio. Ecco perché l'altro. Eh, punto, l'altro catalizzatore per la crisi di crisi che la guerra commerciale tra Stati Uniti e America deve anche questo risolversi, quantomeno gli esperti prevedono si possa risolvere comunque nel primo trimestre e confidano tutti in una soluzione positiva. Insomma. Qualora non si arrivassero a queste conclusioni, a questi aspetti di accordo, che secondo lei non, sì. sono, non sono inevitabili? Insomma, Ma insomma dopo nove anni di crisi negli Stati Uniti, se non c'è accordo commerciale, andranno in recessione. Eh, però negli Stati Uniti oh, sì. stanno, non c'è neanche l'approvazione della legge di bilancio. Non e e questo cosa... di ferro. Ma questo è un braccio di ferro strettamente politico. è politico, è quindi... Politico. Però, Mentre... però sta penalizzando. Avrà, certo, avrà dei... Alcuni dicono che potrebbe avere dei riflessi anche immediati sul rating esatto, del debito stesso esatto. degli Stati Uniti. Però è tanto vero che mh, la cosa a cui tutti stanno guardando è ci sa in, in che misura ci sarà un'intesa... Uh, ...il nuovo patto commerciale tra le due principali economie del pianeta... Mm. ...che sono gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra... ...deve esserci... Per la Cina adesso è un mercato più debole... S ...diciamo che... Mh, sono due, come fossero due pugili più o meno della stessa categoria e dello stesso peso... ...da, da una parte c'è un'economia che cresce al 6-6,5... ...che ha bisogno mm. di continuare ad avere un'economia in crescita che ha già cambiato pelle, in, in, quello che ha fatto la Cina negli ultimi sei mesi in termini di introduzione delle ehm, tutto ciò che riguarda i cambiamenti della Cina sono ehm, da vedere non con i ritmi dei tempi europei o americani perfino, ma è tutto molto più accelerato. In sei mesi la Cina ha fatto per ciò che riguarda le energie rinnovabili quanto l'Europa ha fatto in, in qualche anno. Eh, la Cina ha bisogno di continuare a crescere anche per ragioni di stabilità interna, di condivisione del benessere a livello della sua popolazione. Gli Stati Uniti hanno bisogno di crescere, di prolungare questo straordinariamente lungo periodo di crescita perché Trump non vuole arrivare all'appuntamento elettorale 2020 in recessione. Quindi ha bisogno che venga spostato in là. La data di questo rallentamento. Oltretutto l'accordo commerciale consentirebbe agli Stati Uniti di avere un rallentamento dopo nove anni di crescita eh, più morbido. Gli utili americani l'anno scorso, 2018, sono stati superiori al 20%, non quindi, si era mai verificato. Quindi sono andati bene. Sono andati molto bene. È ovvio che gli analisti non si aspettano. La borsa quando comincia a calare? Quando. Gli analisti credono che non ci siano più margini per poter migliorare ancora gli utili, i dati societari. Quindi, quando tu pensi di mm -hmm. arrivato in cima, sai che dall'altra parte c'è discesa. Mm -hmm. E quindi ecco che il suo mercato si vende. Questa, gli effetti della, della riforma fiscale americana sono già inglobati negli attuali prezzi. Quello che si, si tratta di vedere è se questo accordo commerciale può dare qualche anno di crescita ulteriore. Un incubo a parte degli Stati Uniti, che quindi comunque eh, non va così male, dai, si può dire no, sono eh. mai andati così bene esatto. L'Europa invece sembra vivere un incubo. Ma le o quotazioni, non? beh, la, al di là dei mercati finanziari, che in Europa sono stati, la borsa tedesca l'anno scorso 2018, ha chiuso con un meno 18, la borsa italiana, un meno 16. Sono state le peggiori borse del vecchio continente. Perché e, questo? Ma un po' perché da una parte sono discorsi molto complessi e molto lunghi, ma proprio facendo un'estrema sintesi. Il, il modello c'è cioè un modello di crescita che per quanto riguarda la Germania è un modello molto radicato nell'industria tradizionale. Eh, per quanto riguarda l'Italia, il mercato nostro è un mercato molto connotato su banche e assicurazioni, quindi un mercato molto legato alla finanza. Ecco che i tassi bassi. Che ci sono stati ormai, che ci sono ormai da quattro anni, continueranno ad essere bassi nel momento in cui gli ultimi dati sulla produzione industriale sono negativi ehm, o, in o peggiori rispetto ai precedenti. Eh, non si vede come la BCE possa alzare i tassi con uno scenario di rallentamento economico in Europa. Mm, perfetto. <ride> Queste sono le prospettive. E tassi bassi vuol dire banche ancora in sofferenza, assicurazione Esatto, in sofferenza. perfetto. Banche in sofferenza, ci troviamo, arriviamo all'Italia. Qual è la situazione? Il sistema della credita è un sistema che almeno da due o tre anni sta ridisegnando se stesso. Non si è sempre detto che il vecchio, modo, il vecchio modello del far banca non esiste più. La banca deve concentrarsi su consulenza, eh, sulla consulenza alle imprese, sull'accompagnare le imprese a quotarsi, a ehm, essere un partner produttivo, non solo un venditore di denaro. Eh, Cambiar pelle non è semplice è il momento in cui tu devi anche tagliare, devi anche fare una robusta cura dimagrante. Quindi, le banche dovranno ridursi negli organici, lo stanno già facendo, quindi ridurre il personale, chiudere le filiali nello stesso tempo devi proporre ai tuoi clienti, privati, aziende, e famiglie un modello di servizio completamente diverso da prima, una cosa è dirlo l'altra cosa è farlo, chi yes. arriva prima a dare un servizio percepito come diverso e migliore, è migliore l'importante è che tu negli organigrammi quando fai le riunioni aziendali dici, tu dica dobbiamo fare o dobbiamo proporre l'importante è che poi la clientela lo percepisca effettivamente come Infatti. diverso e gli sia di utilità ma che cosa bisognerebbe inventare? Ma niente che non sia già stato inventato, eh, noi basta che ci guardiamo un po' in giro, insomma. Eh, le banche devono fare altre cose, insomma, non è, è percepibile anche la diversità nei layout, cioè le banche sono arredate, cominciano ad arredarsi in maniera diversa, essere posti più ospitali, ci sono anche lì, mh, dei piccoli angoli di... Per la lettura, per la sosta, cose che non, era, non sono più i vecchi uffici in cui devi metterti in coda e attendere che il cassiere, che sia arrivato il tuo turno, Le banche cercano di cambiare. Non basta questo, ehm, le banche devono avere un sincero interesse per i loro clienti, quindi occuparsi delle aziende e non soltanto quando sconfinano dei conti correnti, ma dare delle funzioni ehm, di co essere coadiuvanti e propositive per le piccole imprese, ehm, cioè, aiutare i clienti nel districarsi, non soltanto per ciò che riguarda gli investimenti, che è già un mondo complesso, quindi aiutare i clienti a fare delle scelte che siano diverse, discontinue rispetto al passato, questo ci obbliga, eh, siamo obbligati a farlo mm -hmm. perché... Siamo passati da un periodo di alti rendimenti con basso rischio a una realtà in cui abbiamo <coughs> bassi rendimenti con alto rischio. Quindi oggi il cliente. Cioè, tutto il contrario di quello che uno vorrebbe <coughs> sapersi dire. Diciamo no? una situazione mm. ideale per fare qualcosa di nuovo, ma per fare qualcosa di nuovo bisogna che il cliente condivida il fatto che Bisogna rompere con le abitudini del passato. Cambiare abitudine non è facile, eh, non è facile per chi ci lavora, ma anche per i clienti che continuare a. A vedere le cose con delle lenti diverse, assolutamente diverse. Ecco, però, da prima. comunque, la situazione anche eh, di, di altre grosse realtà bancarie ha destabilizzato un po' il sistema e anche la credibilità della st banca stessa, no? Adesso vediamo il discorso di, eh, di un'altra banca che nell'occhio del ciclone non si sono ah, ancora risolti esatto, Carigeno, non si sono risolti quelli precedenti, insomma. C'è tanta. Um... C'è tante cose, eh, quantomeno eh, il fatto di fare chiarezza, mh, mettere ordine eh, non c'è un, una regia un, eh, che aiuti a dare una lettura univoca delle cose. Abbiamo e sappiamo e, e ci facciamo un'idea di quello che leggiamo sui giornali. Ovvio che eh, non possiamo delegare la stampa a dare delle informazioni eh, oggettive la stampa pone le notizie in modo tale che tu voglia eh, sia incuriosito voglia quindi ti colpisce su, soprattutto sulle negatività eh, parliamo di un settore che ha più di 100.000 addetti che sta cambiando pelli in maniera veloce parlo del credito in maniera veloce eh, e, e lo fa tra virgolette in un All'interno di un sistema, paesi in, in grossa crisi. Eh, come fa una banca a avere delle aspettative di crescita degli utili eh, quando la, il ciclo economico è perennemente asfittico? Insomma, noi cresciamo se va bene di un 1% e in questo sistema, in questo habitat di tassi a zero, chiediamo alla banca di ricavare gli utili come lo faceva prima, nella forbice dei tassi. È impossibile. È impossibile. Eh, farlo. Cambiare anche per stare in piedi la banca cosa deve fare? Ridurre i costi, lo fa riducendo i dipendenti, chiudendo le filiali, ottimizzando l'operatività, cercando di eh, far pulizia nei bilanci delle sofferenze, quindi cercando anche di, di avere tra sé buoni clienti e nel contempo eh, dare un servizio percepito di buon livello in modo da portare via i clienti da altri concorrenti. Insomma. Siamo in chiusura. Scenario che si prospetta: cosa possiamo dire? Ma, intiamo, è, uno, è uno scenario che ha delle ombre eh, ma anche molte luci c'è cioè, un mondo nuovo legato alla rivoluzione digitale che cambierà le nostre vite ma le cambierà in maniera permanente in maniera importante a una velocità a cui non siamo abituati, a una velocità a cui non siamo abituati. quindi il fatto che eh, gli economisti parlino di una crescita a bassa inflazione ci fa capire come e che impatto abbiano nuove tecnologie nella produzione, mm. nelle produzioni e nei nostri, eh, consumi, nei nostri consumi. Quindi è un mondo che cambia a questa velocità, ehm, apre delle opportunità e ha delle profonde incognite. Tutto il vecchio o riesce a rinnovarsi, a riposizionarsi, a ricollocarsi o è superato un modello produttivo che farà fatica a rimanere in piedi. Insomma. Ecco, siccome abbiamo la produttività industriale con un calo, un segno negativo, c'è pericolo recessione. Beh, un pericolo diciamo che noi siamo anche abbastanza forti. Il nostro paese ha sempre eh, trovato slancio nei periodi di crisi sfruttando le eccellenze le eccellenze che sono la qualità dei nostri manufatti, questo può darci, nel momento in cui riusciamo a compenetrare questo nuovo modello, può darci delle opportunità quello che sappiamo fare noi non lo sanno fare gli altri e la velocità delle nuove tecnologie può metterci nelle condizioni di acquisire dei vantaggi nella vendita del nostro merce evitare e quindi la recessione ed evitare la recessione ma dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che questo evitare o cogliere la recessione non è un problema italiano, è un problema europeo noi siamo un grosso mercato, forse il più grosso mercato al mondo 500.000 persone eh, ma nei problemi importanti, eh, facciamo fatica a ragionare all'unisono. Cioè, Quindi attenzione grande a questo punto, come si sì. evolveranno le anche le piccole cose, anche soprattutto per le piccole cose. Allora, appuntamento a presto perché abbiamo eh. una, una tregua di una settimana così poi ci rivedremo tra un 15 giorni per altri aggiornamenti. Io ringrazio Stefano Zara invece... di essere stato qui con noi, ringrazio voi di averci seguito. e noi naturalmente ci vediamo invece prestissimo domani.